Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ministra Roccella, ma c'è crisi di governo perché oggi la Lega non era tra i banchi del governo? Come mai l'assenza della Lega? Sull'Ucraina siete divisi? C'è il ministro Calderoli, il ministro Locatelli, erano ampiamente rappresentati. Il governo del centrodestra è unito e compatto. E se la maggioranza è compatta su questi temi, allora io sono Marilyn Monroe. Qualcuno ha notato l'assenza della Lega tra i banchi del governo? Ma queste qui sono le speranze, i sogni di quelli che sono di parte dell'opposizione, ma resteranno dei sogni. I ministri sono in giro a lavorare, cioè non è una questione di, diciamo così, di mancanza di rispetto o segnali politici o divisioni, no. Ha parlato come in opposizione ieri. No, io ho dato un consiglio, un suggerimento alla Premier Meloni di cercare di spingere di più per far sì che questa guerra possa cessare il prima possibile. C'è un rischio di un'escalation. A questo punto cos'è? Viene considerato cosa? Filo russo? Saggi consigli, Romeo, ha detto alla Meloni. Sì, sono avvertimenti più che saggi consigli. Sono banali questioni di spartizione di nomine, di potere, per cui ci si ricatta politicamente. Calenda ha detto che l'esecutivo è già in crisi. Siete già in crisi sull'Ucraina e la domanda seria. Non so di chi parlo. No, quindi non credo che siamo ancora alla crisi, credo che siamo ad un lavoro che Salvini ha fatto su Conte, proverà a fare su di lei di logorio. Non ci sarà un altro Papete, ma ci sarà il tentativo di superare questo assetto. Questa è una ricostruzione fantasiosa, perché le votazioni dicono una cosa completamente diversa. La Lega ha votato col governo e col centro destra in pieno appoggio alla posizione che ha espresso la Meloni. Però Romeo in Senato ha parlato come se fosse dai banchi dell'opposizione. Assolutamente no, condividiamo la linea della Meloni in pieno. Crisi di governo, come dice Calenda? No, assolutamente no. Però oggi c'era un convegno dove Patuanelli e Romeo erano seduti insieme nello stesso tavolo e parlavano con gli stessi toni. Però c'è una differenza, che poi uno è venuto in Parlamento e ha votato contro l'invio delle armi, l'altro è tornato in Parlamento, e mi riferisco a Romeo, ha votato a favore dell'invio delle armi. Lei converrà con me che è una differenza sostanziale.